Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario CIDR1E38G. A cosa serve? CIDR1E38G è un medicinale veterinario a base del principio attivo progesterone, appartenente alla categoria degli regolatori del ciclo estrale e nello specifico derivati del preniene, 4. È commercializzato in Italia dall'azienda Zoetis Italia SRL. CIDR1E38G può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Zoetis Italia SRL. Concessionario: Zoetis Italia SRL. Ricetta: RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Principio attivo: progesterone. Gruppo terapeutico: regolatori del ciclo estrale. Forma farmaceutica: sistema rilascio vaginale. Confezioni: CIDR1E38G 10 dispositivi intravaginali a rilascio controllato da 1E38G per bovini. Principio attivo: progesterone 1E38G / dispositivo. Indicazioni: per il controllo del ciclo estrale nelle vacche e nelle manze cicliche, incluso sincronizzazione dell'estro in gruppi di animali, inclusi i protocolli di inseminazione artificiale a tempo fisso, sincronizzazione della bovina donatrice e delle bovine riceventi per l'embryo transfer, da utilizzare in associazione con prostaglandina F2 o analogo. Utilizzato come da indicazioni, causa normalmente l'estro 48-96 ore dopo la rimozione del dispositivo, con la maggioranza degli animali che manifestano l'estro entro 48-72 ore. Per l'induzione e la sincronizzazione dell'estro nei protocolli di inseminazione artificiale a tempo fisso, nelle vacche e nelle manze cicliche, da utilizzare in combinazione con prostaglandina F2A, PGF2A o analogo. Nelle vacche e nelle manze cicliche e non cicliche, da utilizzare in combinazione con l'ormone di rilascio delle gonadotropine, GNRH, o analogo e PGF2A o analogo. Nelle bovine non cicliche, da utilizzare in combinazione con PGF2A o analogo e gonadotropina corionica equina, ECG. Posologia: 1E38G di progesterone, 1 dispositivo, per bovina per 7-9 giorni, a seconda dell'indicazione. Per la sincronizzazione dell'estro e la sincronizzazione della bovina donatrice e delle bovine riceventi per l'embryo transfer, un dispositivo va inserito nella vagina di ciascuna vacca o manza da trattare. Lasciare il dispositivo in posizione per 7 giorni, con una iniezione di una dose luteolitica di prostaglandina F2-7, a un analogo somministrata 24 ore prima della rimozione. Negli animali che rispondono al trattamento, la comparsa dell'estro si manifesta generalmente entro 1-3 giorni dalla rimozione del dispositivo. Le bovine devono essere inseminate entro 12 ore dall'osservazione del primo estro. Per l'induzione e la sincronizzazione dell'estro nei protocolli di inseminazione artificiale a tempo fisso, i seguenti protocolli di inseminazione artificiale a tempo fisso sono stati comunemente riportati nella letteratura scientifica e devono essere impiegati: nelle vacche e nelle manze cicliche, inserire un dispositivo CIDR1E38G nella vagina per 7 giorni, iniettare una dose luteolitica di PGF2A o analogo 24 ore prima della rimozione del dispositivo, inseminazione artificiale a tempo fisso 56 ore dopo la rimozione del dispositivo, nelle vacche e nelle manze cicliche e non cicliche, inserire un dispositivo CIDR1E38G nella vagina per 7-8 giorni, iniettare una dose di GNRH o analogo al momento dell'inserimento di CIDR1E38G, iniettare una dose luteolitica di PGF2A o analogo 24 ore prima della rimozione del dispositivo, inseminazione artificiale a tempo fisso 56 ore dopo la rimozione del dispositivo, o iniettare GNRH o analogo 36 ore dopo la rimozione di CIDR1E38G e inseminazione artificiale a tempo fisso dalle 16 alle 20 ore successive. Nelle vacche non cicliche, deve essere usato il seguente protocollo di inseminazione artificiale a tempo fisso: inserire un dispositivo CIDR1E38G nella vagina per 9 giorni, iniettare una dose luteolitica PGF2A o analogo 24 ore prima della rimozione del dispositivo,
Iniettare CG al momento della rimozione di CIDR1 e 38G, inseminazione artificiale a tempo fisso 56 ore dopo la rimozione del dispositivo o inseminare entro 12 ore dalla prima osservazione di comportamento estrale. Avvertenze: il solo trattamento con progesterone, sulla base del dosaggio proposto, non è sufficiente ad indurre l'estro e l'ovulazione in tutte le femmine in ciclo. I protocolli di allevamento basati sul progesterone sono strumenti per la gestione della riproduzione e non devono sostituire una nutrizione adeguata e la gestione generale della salute. La scelta di un protocollo specifico deve essere basata sui requisiti di ogni singolo allevamento ed è consigliabile confermare l'attività ciclica dell'ovaio prima di utilizzare il trattamento con progesterone. Gli animali in condizioni fisiche scarse, sia per malattia, inadeguata nutrizione o altri fattori, possono rispondere in modo non adeguato al trattamento. La risposta di vacche e manze ai protocolli di sincronizzazione basati sul progesterone è influenzata dallo stato fisiologico al momento del trattamento. Le risposte al trattamento possono variare sia da un allevamento all'altro, sia tra le bovine in uno stesso allevamento. Comunque, la percentuale di vacche che mostrano l'estro all'interno di un periodo specifico è solitamente più alta rispetto a vacche non trattate e la fase luteinica successiva ha una durata normale. Può essere utilizzato durante la lattazione. La sicurezza del medicinale veterinario non è stata stabilita, quindi non utilizzare in bovine gravide o nei primi 35 giorni dopo il parto. Studi di laboratorio nel ratto e coniglio, dopo somministrazione intramuscolare o sottocutanea, e a ripetuti elevati dosaggi di progesterone, hanno evidenziato effetti fetotossici. Tempi di sospensione: carne e visceri, 0 giorni. Latte, 0 ore. Durante il trattamento il latte può essere utilizzato per il consumo umano. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, farmaco veterinario esaminato.